Ciao ragazzi, ciao ragazze. Come vi dicevo nel video scorso, di continuare a raccontarvi la mia storia. Fino ai miei 4 anni era tanto bella. Dai miei 4 anni in poi la mia vita cambia. Mia madre mi portava sempre ai funerali. Era sempre tutto tranquillo, non c'era nessun problema. Ma quel giorno non so cosa è successo. Vado al funerale, tutto all'intratto mi sento male. Prendo le febbre alte fino a 40, torno a casa, giustamente con la febbre così alta era impossibile continuare a stare lì. Torno a casa, durante la notte mi alzo all'improvviso perché stavo male. Scusate, ma solo chi ci passa può sapere. E può riuscire a comprendere che cosa vuol dire avere un'ansia del genere. Vedevo allucinazioni. Poi non è che sono stata male solo per un giorno, per tantissimo tempo. Rifiutavo il cibo, non volevo più mangiare. È stata dura, proprio dura. È una cosa impossibile riuscire a, quando uno ci passa, sentirlo raccontare è una cosa, ma passarci c'è tanta differenza. Quello è un ricordo che rimane dentro per tutta la vita. Non riesco più ad andare ai funerali. È proprio impossibile. Ci vado, sì, ma devo stare sempre scostata. È tutto più cambiato, tutto diverso. Ricordo bene quella notte, all'improvviso mi sveglio e faccio svegliare tutta la mia famiglia, i miei fratelli, mia sorella, i miei genitori. Mando a chiamare anche mia zia perché stavo proprio male e sentivo il bisogno della compagnia. Vedo allucinazioni e quando vedo allucinazioni è una cosa molto triste. Poi dovevo andare all'asilo, avevo 4 anni, mia madre già non mi ci voleva mandare. Vedendo questa cosa così brutta non mi ci ha mandato. Arrivo all'età di 6 anni, entro a scuola. Ma che dire, ero proprio timida, una timidezza assalta su di me che non riuscivo per niente a collaborare con l'insegnante. Parlavo poco anche con gli alunni. È stata tanto complicata la mia vita, molto difficile. La mia prima elementare era bello, tutto bello perché stavo con i bambini, insieme ai bambini, però era troppo difficile perché ero troppo timida. Quante volte facevano i compiti, scrivevano alla lavagna. Io non finivo a copiare perché non facevo in tempo, ero molto lenta, però non ero capace di dire io non ho finito. Quindi è stato tanto difficile superare questa cosa. Scusate le mie lacrime, però chi ci passa solo può capire e sapere che cosa si passa e che cosa si prova. Vi do tanti saluti a tutti e ci risentiamo nei prossimi video. Speriamo che riesco a parlare meglio. Buona giornata a tutti.